Ultimamente le cose della Catalogna sono come abbastanza ben conosciute, no? Perché sono nella stampa, anche nei notiziari, a livello internazionale. Ho visto questi giorni perché sono stato a Palermo, Catania e Roma, che la gente era abbastanza ben informata, no? Però comincerò raccontando un po' le cose che sono successe tra il 20 settembre e il 10 ottobre, sebbene sono le più conosciute, perché in un certo modo questa fase dal 20 settembre al 10 ottobre racchiude abbastanza molte cose del senso profondo del cosiddetto processo, no? E anche della storia del Movimento di Liberazione Nazionale. Tutto comincia in un contesto nel quale il governo spagnolo decide che la cosa del referendum sembra che non è scherzo e allora si deve portare 10.000 poliziotti a Barcellona per controllare la popolazione, la possibilità del referendum, eccetera. Il 20 settembre si inizia un'operazione poliziale dove si arrestano certi membri delle istituzioni catalane, della Generalitat, non tanto personaggi molto importanti, ma voglio dire che non era la finalità non era tanto simbolica come concreta, gente che aveva un rapporto diretto con l'organizzazione del referendum o cose di questo tipo. E allora, in questo momento, l'Assemblea Nazionale Catalana, che è un movimento sociale, il fatto che sia o no popolare è un dibattito, perché sebbene un movimento sociale di base popolare ha un forte rapporto con i partiti del governo, della Generalitat, questa Assemblea Nazionale Catalana dà la consegna da difendere i posti dove si deve arrestare questa gente, no? Allora il 20 settembre tutti andiamo lì, ai posti dove si doveva arrestare questa gente, a difendere i posti con certi scontri, no? Non grandi scontri, però c'erano già gli scontri, i primi scontri di tutto il processo, perché il processo è stata una cosa tremendamente hippie, diciamo, dall'inizio. Sempre tutto l'atteggiamento generale è stato di pace assoluta, resistenza passiva, e così si è fatto fino ad oggi. Ma ovviamente quando ti picchiano c'è una certa violenza, no? Allora nel 20 settembre ci sono stati questi episodi, anche un episodio nel quale una massa popolare importante chiude i poliziotti spagnoli dentro di un edificio, e la polizia autonomica finalmente, dopo ore con la polizia chiusa lì, la polizia autonomica, quando dico la polizia chiusa lì voglio dire la polizia spagnola. Allora, la polizia autonomica ha dovuto fare un cordone, non so come si chiama, però un cordone per lasciare i poliziotti spagnoli andarsene, no? Questo è stato un primo momento importante, perché la mobilitazione popolare è stata forte e c'è stata una tensione importante nella strada, però era ancora una cosa dove si difendeva alla fine gente della Generalitat di Catalogna, vuol dire l'istituzione, sotto la consegna di un'organizzazione che è questa Assemblea Nazionale Catalana, che sta fortemente vincolata ai partiti del governo. Dico questo perché qui c'è un processo dove le masse popolari guadagnano progressivamente terreno. Perché il secondo episodio è l'1 ottobre. L'1 ottobre è il giorno del referendum. Poi a mio parere, l'idea del governo della Generalitat e anche dell'Assemblea Nazionale Catalana era che in questo giorno ci sarebbe la gente davanti alle scuole, provando di votare, no? È la polizia evitandolo. È che si fa la foto, si invia la foto alla stampa, e allora c'è l'immagine, no? Autoritaria del governo spagnolo che impedisce di votare. Però questa non fu la realtà, perché a parte del governo della Generalitat e a parte dell'Assemblea Nazionale Catalana,
certi settori popolari che hanno riuscito già ad avere un certo grado autonomo di organizzazione, cominciano a decidere che quello che si deve fare è essere nelle scuole dal venerdì, quando finiscono le classi, per occupare le scuole, impedire che la polizia possa occupare le scuole, e allora obbligare la polizia a disoccupare le scuole, che è un'operazione molto più difficile naturalmente. Questo si è fatto senza la direzione né del governo della Generalitat né dell'Assemblea Nazionale Catalana. Allora, questo è stato un momento molto importante, la giornata è stata molto emozionante in generale, perché c'era veramente un movimento popolare autonomo che attuava senza la direzione di nessuno, no? Ci siamo posti nelle scuole tutto il fine settimana, la polizia è arrivata, vi ha picchiato, bueno, tutto questo l'hanno visto tutti, no? Non è una novità, però il fatto è che c'era una popolazione, la maggior parte della quale non ha nessuna esperienza militante e naturalmente nessuna esperienza di scontri con la polizia, nessuna esperienza della disobbedienza come forma di, no, di azione politica, che l'hanno fatto per la prima volta, no? L'1 ottobre, e finalmente la votazione si è potuto fare più o meno. Poi c'è il dibattito sulla legittimità del risultato, però alla fine, se il risultato è legittimo o non è legittimo, il limite principale della legittimità è la presenza della polizia nelle scuole, naturalmente, no? E il secondo è il boicott tecnologico, anche perché c'era la rete cadendo permanentemente. Alla fine, in questo referendum non c'era nessun interesse di manipolare i voti, per il semplice fatto che quello che ci importava era la partecipazione. Che il sì andava a vincere era una cosa che si sapeva già, non ci importava molto il risultato di quanti sì, quanti no. Quello che importava era la garanzia che c'è una partecipazione il più alta possibile, giustamente per dare legittimità al referendum. E il lavoro della polizia è stato giustamente evitare questa partecipazione per trarre la legittimità al referendum. Lo dico perché quando lo Stato spagnolo dice questo referendum non è legittimo, non è legittimo perché tu l'hai fatto illegittimo, diciamo. Noi abbiamo votato quanto abbiamo potuto, che non è poco perché è un 40% così, no? Però il fatto è che questa giornata è stata un grande successo. Un grande successo perché si è votato, e perché si è votato non perché la Generalità l'abbia detto, ma perché i settori popolari hanno deciso che quello era un diritto che non si poteva violare. Poi c'è una cosa importante in questo 1 ottobre anche, che settori della sinistra anticapitalista che non erano legati al movimento per il referendum, tutta questa cosa, quando la polizia ha occupato la città, che è un'immagine molto visibile perché è una bella occupazione, no? Tutta questa gente ha cominciato a decidere di collaborare con l'1 ottobre. All'inizio in che modo? Molti di questi settori sono di una tradizione anarchica, però ci sono anche di altri tipi. Però il fatto è che prima si dice ok, noi non siamo indipendentisti, non ci importa tanto il referendum, ma siamo in una città occupata dalla polizia con un sentimento di repressione forte, allora non faremo parte dei comitati di difesa del referendum, che è quello che abbiamo organizzato noi, ma parte di un'altra cosa che si chiama comitati di difesa dei quartieri, no? Con due finalità: una è informare o prevenire la presenza poliziale, e dall'altra informare o prevenire la presenza fascista, perché uno dei risultati di questa lotta è che negli ultimi giorni la presenza fascista cresce, e suppongo crescerà perché allo Stato spagnolo interessa che ci sia violenza nella strada per fare paura
a tutta questa gente che non ha tradizione militante e che ha una grande paura di vivere una situazione di violenza vera politica, no? Allora il fascismo nella strada è uno strumento a questa finalità. Tutti questi settori non soltanto alla fine hanno partecipato nei comitati di difesa dei quartieri, ma hanno infatti partecipato nei comitati di difesa del referendum, perché sono stati nelle scuole alla fine, no? Vuol dire che tutta una parte che non era nel processo, anche perché vedeva una direzione piccolo borghese nel processo, tutta questa cosa, a questo momento si inserisce in un certo modo nel processo. Ma soprattutto la grande cosa è che il 3 ottobre, due giorni dopo, c'è il sciopero generale, e questo sciopero generale si fa perché all'inizio lo convoca un piccolo sindacato indipendentista che ha l'idea che forse l'ambiente sarà favorevole per fare un sciopero generale dopo l'1 ottobre. Però il fatto importante è che i sindacati anarchici, soprattutto la CGT, che è un sindacato abbastanza importante, lì ci sono i due grandi sindacati gialli che sono, no, che fanno il ruolo della CGIL, suppongo, no, che sono Commissione Obreras e UGT, e poi il terzo è la CGT, che è un sindacato di tradizione anarchica. Nella direzione catalana della CGT ci sono anche indipendentisti, però il sindacato è la tradizione anarchica. Allora questo sindacato dice: io convoco il sciopero generale anche perché per tutta questa situazione di eccezione della polizia, bla bla, no? E dopo vengono la FNT, che è un altro sindacato più piccolo però con grande tradizione, e poi Solidarietà Obrera, che è un po' piccolo, però tutti convocano al sciopero generale del 3 ottobre. E c'è anche un'altra, questa è la prima partecipazione, non la prima perché adesso vi racconto un'altra, però è il momento che il movimento operaio, che come movimento operaio organizzato ha stato guardando, no, la cosa, però non partecipando direttamente, partecipa già direttamente. Ma prima c'è un'altra cosa, che quando arrivano i poliziotti al porto, li mettono in vascelli davanti al porto di Barcellona, e poi gli operai del porto, che non so come si chiamano in italiano, stivado, non so, gli operai del porto dicono: ok, noi faremo boycott a che i suministri del cibo, di tutte le cose, arrivino ai vascelli dei poliziotti. Questo è un primo gesto operaio forte, che ha un grande successo popolare, e poi arriva questo sciopero generale. Prima, nell'1 ottobre, c'è stata già la cosa che i pompieri hanno collaborato nella difesa delle scuole anche nel confronto diretto con la polizia, un po' come corpo di sicurezza, così, no? Abbiamo quelli del porto, abbiamo i pompieri, e poi viene i sindacati e il sciopero generale. Questo è un processo interessantissimo, perché vuol dire che la scalata repressiva dello Stato spagnolo fa che il movimento operaio decida che questo referendum e tutto questo movimento ha anche a vedere con loro, no? Come organizzazioni. Naturalmente la gente dentro, ci sono degli indipendentisti, ci sono che no, ci sono che partecipano e ci sono che no, però come sindacati, come operai del porto, come pompieri, lo fanno per la prima volta in questi giorni. Il sciopero generale del 3 ottobre è un successo assoluto. Gli ultimi scioperi generali nella Spagna, perché si fanno normalmente a livello statale, erano stati come un po' rituali, no? Questi rituali da fare, un sciopero generale per un po' per pressionare il governo. Ogni 5 anni si fa un sciopero generale, ma questo sciopero è stato un sciopero veramente un successo, voglio dire, un sciopero che ha fermato la città, e che è un capitolo importantissimo perché mette la classe operaia dentro del processo. E poi arriviamo al 10 ottobre, e nel 10 ottobre, dopo tutta questa lotta e con un ambiente politico molto caricato, ma questo è come una metafora, perché siamo tutti in piazza davanti a uno schermo,
come se fosse il calcio, no? Aspettando che il presidente dica che, no? Cosa dirà il presidente? Normalmente dichiarare l'indipendenza, perché è per questo che si è fatto il referendum e l'ha convocato lui, no? Siamo tutti lì, allora il presidente esce, comincia a parlare, è stato lunghissimo e molto duro, e finalmente c'è un momento che sembra che dice che dichiara l'indipendenza, più o meno, ma al momento dice: ma sospendo le conseguenze legali della dichiarazione di indipendenza perché voglio negoziare con lo Stato spagnolo, no? Allora certi settori criticano, gridano, ma non molti, la maggior parte della gente se ne va in silenzio, non contenti in assoluto, perché tutto questo processo è ad un certo senso metaforico, perché quello che è interessante di tutto questo movimento è che la direzione politica classica, diciamo, perché il governo catalano è formato da un partito liberale che è il PDeCAT, è un partito socialdemocratico che è la Sinistra Repubblicana di Catalogna. Poi c'è la CUP, a quale io appartengo, che non fa parte del governo, però che dà sostegno al governo quando il governo avanza in questo processo, no? La cosa simbolica di questa situazione è che da una parte hai un popolo convinto della sua ragione, con voglia di lottare e di avanzare, però che non ha riuscito ancora a avere l'autonomia per non aspettare cosa dice quest'uomo e per non essere fermati tutti perché quest'uomo ha detto una cosa che non era quella che doveva dire, no? Questa è la contraddizione basica e interessante. Questa è la cosa che credo che è importante di capire per i prossimi giorni, perché adesso la situazione è che, suppongo domani, o sembra che domani, il presidente della Generalitat deve rispondere a una domanda abbastanza buffonesca del presidente del governo, perché il presidente del governo deve domandare al presidente della Generalitat: hai tu dichiarato l'indipendenza? Che è un dubbio che abbiamo tutti, però il presidente non lo fa perché ne abbia il dubbio, ma perché è un formalismo necessario per iniziare quello che si chiama l'articolo 155 della Costituzione, che vuol dire sospendere l'autonomia.